grazie Felicia dell'augurio dell'inbocca al lupo, diciamo, che mi stai dando. Noi ci conosciamo da tempo e quindi è una fiducia reciproca. Innanzitutto io voglio dire che è molto bello vedervi qui. Vi ringrazio perché accettare questa sfida da parte vostra è stato già un atto di grande capacità, diciamo, di afferrare il vostro futuro. Quindi i protagonisti di questo progetto siete voi, e quello che noi possiamo fare per voi è soltanto darvi qualche consiglio e sostenervi nei passaggi che il progetto, nei 18 mesi in cui sarà sviluppato, porterà avanti. E questo progetto io devo dire che sono appena arrivata, ma lo sento moltissimo nelle corde della Fondazione TIM e anche un po' nelle mie corde per la mia storia professionale, perché è, diciamo, un progetto che guarda l'innovazione, guarda all'inclusione sociale, guarda l'utilizzo del digitale come leva abilitante. Quindi sono tutti gli elementi che in questo contesto socio-economico possono cambiare il corso del nostro destino. La Fondazione TIM crede con coraggio, diciamo, nelle sperimentazioni e nelle opportunità che vengono date alle persone quando sono messe nelle condizioni di dare il meglio di sé. La situazione, diciamo, che hanno descritto le persone che prima di me hanno parlato, del gap che si è creato fra le competenze dei giovani e le richieste del mercato del lavoro, è una situazione assolutamente drammatica che va sanata. Un progetto come questo ha proprio la qualità di incidere nel nucleo del problema, cioè vuole costruire con voi lo strumento, il metodo, il contenuto e la realizzazione dell'obiettivo, dandovi un modello operativo che non solo è utile a produrre il risultato che noi tutti ci attendiamo per aver investito in questo progetto, ma anche a farvi comprendere quali sono i passaggi, gli approcci, gli errori. Gli errori sono importanti. Non credete a quelli che vi dicono che hanno fatto tutto bene nella vita, non è vero. Gli errori ci aiutano a crescere, dagli errori impariamo tante più cose che dai successi. Quindi in questo percorso che voi iniziate oggi, con questo, diciamo, modello nuovo, che vi vede protagonisti, incontrerete difficoltà. È molto bene che lo facciate, perché imparerete a superarle e quello vi renderà più forti, più consapevoli. Dopodiché avrete l'opportunità, con gli strumenti che state oggi iniziando a costruire, di impossessarvi di competenze che in questo momento sono veramente determinanti per darvi un ruolo nella società. Senza competenze non c'è, diciamo, responsabilità, e senza responsabilità non c'è un ruolo che potete svolgere. Di questo credo che siate già consapevoli, ma io mi auguro che questo progetto vi aiuti a impossessarvi ancora di più di questa consapevolezza attraverso l'esperienza che farete. Avrete l'opportunità alla fine di questo percorso di acquisire competenze digitali importanti, e lo farete con un metodo che è un metodo partecipativo, quindi farete un lavoro, diciamo, di scambio tra pari, il che rende questa cosa ancora più importante, perché vi dà, diciamo, la possibilità non di essere guidati dall'alto, ma di aiutarvi l'un l'altro, di avere tra di voi un rapporto di relazione, di comunità, di sostegno, di incoraggiamento. Quindi creerà sicuramente un percorso anche di comunità, che in questo momento è una delle cose preziose che la società italiana deve assolutamente riconoscere e aiutare a crescere. Come Fondazione TIM noi facciamo questo da 10 anni, è una fondazione che ha una lunga storia, io sono orgogliosa e onorata di dirigerla adesso, e in 10 anni abbiamo finanziato 141 progetti e impegnato 29 milioni di euro, quindi, diciamo, crediamo molto nelle opportunità che le persone ci propongono quando vengono a ragionare con noi di come iniziare dei percorsi nuovi. E in questo progetto c'è un valore aggiunto che mi preme sottolineare, a cui tengo molto. Questo progetto è anche l'espressione di un protagonismo delle persone che lavorano in TIM. È nato dalla richiesta della Fondazione TIM alle persone che lavorano in TIM di presentare in una call dei progetti candidabili a un finanziamento. E quindi questo, diciamo, ci mette ancora di più fortemente in contatto con voi, perché è un progetto nato da persone che lavorando capiscono quali sono anche le necessità di quelli che in questo momento ancora non lo fanno. Quindi io ci tengo particolarmente a ringraziare Mauro Martinez e Alessandro Impallomeni, che hanno fatto da sponsor, diciamo, al progetto,
per la fondazione TIM, e a Marussia Ciriaci il mio ringraziamento, che come project leader ci ha creduto, l'ha costruito e l'ha condotto fino a questo punto. Io vi auguro una buonissima giornata di lavoro e sappiate che la fondazione è sempre aperta per voi.